A Pineto, dopo il mini ripascimento effettuato sulla costa nord, con oltre 1000 metri cubi di materiale spalmato dalle ruspe del comune, sabbia prelevata mesi fa, la voce del torrente Calvano debitamente analizzata e sistemata nel tratto che va dal Lido d'Aggino fino alla fine della Pineta Catucci, gli operatori balneari e non solo della zona nord temono che una mareggiata possa cancellare il lavoro fatto e far ritornare lo spettro di un'estate difficile. Non basta assolutamente, ci aspettavamo di più dalla regione, anzi confidiamo ancora che la regione prenda subito provvedimento. Aspettavamo questi 8.500 metri cubi di sabbia che non sono arrivati, non so per quale motivo o che è successo. Ringraziamo il comune che è stato parsimonioso nel mettere da parte un po' di sabbia presa dall'avamporto di Pescara e in più hanno messo da parte quella sabbia che si è accumulata alla foce del Calvano. Il problema, oltre ad essere a Pineto Nord, che chiaramente era più disastrata, il problema comincia a evidenziarsi anche alla foce sud del Calvano, quindi abbiamo problemi di erosione un po' ovunque su tutta Pineto, per cui confidiamo che la regione sia efficace ed efficiente nel risolvere questo problema il più presto possibile. L'estate iniziata, bisogna assolutamente correre, altrimenti si rischia con una nuova mareggiata di vanificare tutto. Sì. Assolutamente sì, per fortuna che c'è bel tempo, turisti vogliono venire, hanno voglia di uscire, di respirare aria sana. Pineto poi è un paesino veramente bellino, molto carino, ci abbiamo una pineta, ci abbiamo qua circa 8-9 km di pista ciclabile, insomma per una vacanza familiare è l'ideale.